Il Teramo cede l'intera posta alla San Benedettese in un match ricco però anche di polemiche. A Riviera delle Palme finisce 2-1 per i rossoblù, che così volano sempre più in alto in classifica. Dopo il calcio d'avvio, primo squillo dei rivieraschi, Leonardo impatta di poco fuori. La risposta ospite arriva al 19esimo, Galesio appoggia per capitan D'Egidio, alto ad un soffio. Al 25esimo, Tegola in casa abruzzese. Baufol spinner nel tentativo di rubare un pallone e cade a terra facendosi male al ginocchio destro e deve uscire in barella al suo posto l'ex Pineto Esposito. La gara è piatta con poche emozioni, voliamo così al 35esimo. Su corner il pallone arriva a Kerriota, l'ex Vigor Senigallia spaventa i pochi tifosi di fede biancorossa presenti dando l'illusione del gol. A prendersi la scena allora è la tifoseria organizzata di casa che, entrando in ritardo per solidarietà contro la trasferta negata ai teramani, espone uno striscione per salutare l'ultras pescarese Marco il Tedesco. A due giri dalla pausa è ancora Leonardi a caricarsi sulle spalle l'assenza di Eusepi con scarso successo. Allo scadere proteste biancorosse per un possibile tocco di mani in area non ravvisato. Nella ripresa il match prosegue con lo stesso leitmotiv, Tataranni dalla distanza, nuovamente solo illusione del gol. Il Diavolo prova a pungere in ripartenza, Messori accomoda il pallone per D'Egidio. Semprini si rifugia nel più classico dei corner, dalla battuta della bandierina nulla da segnalare. Gli equilibri si rompono al minuto 63, traversone dalla destra, Guadalupi arriva sul pallone vacante, trafigge Di Giorgio. Blackout Teramo, buco difensivo, Leonardi appoggia comodo per Kerriota che raddoppia. Proteste però teramane nella circostanza con mister Pomante che viene espulso da Colelli di Ossialido. Gli ospiti reagiscono, Pietro Antonio pennella su calcio di punizione, deviazione ininfluente e partita riaperta. Salgono le emozioni sul corner, Messori salvato dalla traversa da uno sfortunato autogol. Sempre biancorossi spingono, il neoentrato Touré penetra in aria, non riesce Pavone a deviare in modo corretto. A Riviera delle Palme dunque finisce 2-1 per il rossoblù, padroni di casa, che così volano sempre più in alto in campionato. Il Teramo coriaceo non riesce a strappare quantomeno un risultato positivo.